il principe Harry non vorrà sconvolgere sua nonna con l'imminente pubblicazione delle sue memorie, poiché è memore che sono stati anni tumultuosi per la regina che includevano la perdita di suo marito. Secondo un esperto reale, entro la fine dell'anno, il duca di Sussex, 37 anni, rilascerà un libro di memorie che il suo editore ha descritto come intimo e sentito. Secondo Penguin Random House, Harry condividerà. Per la prima volta, il resoconto definitivo delle esperienze, delle avventure, delle perdite e delle lezioni di vita che lo hanno aiutato a plasmarlo, in una dichiarazione che annunciava il progetto, Harry ha detto, «Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato». Ha aggiunto, «Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che raccontando la mia storia». Gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese possa aiutare a dimostrare che non importa dove ci troviamo o proveniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Si è ipotizzato che la pubblicazione di un libro del genere potesse vedere il duca fare ulteriori affermazioni sul suo tempo come reale. In quanto tale, Camilla Tomaini, editore associato del Telegraph, afferma che il progetto è delicato, il corrispondente reale aggiunge, da un lato. Harry si riserva il diritto di scrivere la storia della sua vita in qualsiasi modo ritenga opportuno. È interessante ed è probabilmente il colpo più forte tra i rami che abbiamo avuto durante l'intera saga della cosiddetta Mexit con questo briefing che ci è stato dato alcune settimane fa suggerendo che gli avvocati della regina avrebbero studiato a fondo ogni riga. Continua affermando che un tale briefing era un messaggio all'America per dire non pensare di poter semplicemente scrivere tutto ciò che ti piace come hai detto a Oprah Winfrey senza essere contestato, senza offrire il diritto di replica. Aggiunge che Harry dovrebbe essere molto molto attento che il libro sia legalmente valido quando si tratta di essere pubblicato.